Andiamo, aspettiamo. Contenitore quello bianco. Ecco lì. Ho fatto l'ultima esperienza terremoto ad Amatrice col nono contingente, quindi abbiamo fatto la chiusura. Esperienza forte sia per lo sciame sismico, per la durezza del lavoro nel dover insomma chiudere questi campi e tutto quanto. Sono tornata a casa, sono stata a casa circa 3 giorni e sono ripartita per arrivare in aiuto qua a Norcia. Arrivata qua sembrava, tra virgolette, per quanto potesse essere grave la situazione, però un po' più tranquilla fino a ieri mattina, che poi è successo il finimondo e ovviamente è dura da fronteggiare, ma ce la mettiamo tutta. E poi da là è nato un po' di problematiche, nel senso che la cucina ha dovuto cercare di compensare quanto più possibile per tutte le persone, insomma gli abitanti, e quindi è iniziato un duro lavoro di tantissime ore con circa più di 1000 pasti, diciamo così. Però in qualche modo siamo qua per questo, col cuore e con l'anima, e ce la mettiamo tutta. Io ho vissuto in prima persona il terremoto dell'Irpinia dell'80, essendo io un'Irpina, e purtroppo ieri mattina ho vissuto quest'altro. Là ero in prima persona, ero piccina ed ho visto tutto quello che potesse essere veramente la distruzione umana e non solo. Qua altrettanto, però con la differenza che comunque c'eravamo noi, c'è la protezione civile e tutto ciò che ci potesse essere di aiuto a queste popolazioni. Mentre in Irpinia siamo stati giorni e giorni che purtroppo nessuno riusciva a raggiungerci, quindi siamo stati isolati dal mondo. Ovviamente vivere questi terremoti sia in prima persona che come aiuti danno una grande lezione di vita, danno un grande senso di responsabilità e creano ovviamente un grande senso di aiuto, nel senso che in me è scattato l'amore per il prossimo e voler aiutare chi vive oggi questa situazione in tutti i modi, quindi non arrendersi al duro lavoro e tutto quello che c'è da farsi. Ovviamente l'ANPAS ci ha dato questa grande opportunità oggi di essere dei volontari, di essere qui preparati per fronteggiare ed essere di fondamentale importanza per aiutare chi ne ha di bisogno. Questo tatuaggio è legato a parte importante della mia vita e nonché il terremoto dell'80, però è un modo per non dimenticare chi ci ha lasciato in quel terremoto e chi vive con noi quotidianamente nel nostro cuore, sperando che prima o poi nessuno più possa vivere con questa cosa.